Ma l'Italia? L'Italia invece i numeri ce li ha. A dircelo è il rapporto di fresca uscita di German Watch, che vede il bel paese posizionato all'11° posto considerando i primi 3 vuoti tra i virtuosi. Intanto il ministro Galletti continua a sostenere come obiettivo di contenimento delle temperature quella di 1,5 gradi. Ma in che modo? L'Italia da qui si vede e si legge poco, segnale che di certo non incita chi stava facendo bene e non supporta chi dovrebbe iniziare a farlo. Succede che non avendo una rappresentanza adeguata il nostro paese, poi in un ambiente come questo si perdono un po' anche quelle straordinarie eccellenze che pure avremmo nella chimica verde, appunto nelle rinnovabili, che qui non emergono molto a scapito magari di altri paesi. Manca anche il racconto però in Italia, perché tranne qualche eccezione che è quella che seguiamo, poi insomma diciamo che il racconto da parte dei media è un po' non c'è, insomma è... diciamo in questi giorni ci sono alcuni giornali, ora senza fare nomi, che comunque diciamo riescono a dare una copertura all'evento, ma in genere i media italiani in confronto a quello che succede all'estero sono del tutto disattenti. Allora pure questo è ovviamente un problema, perché non raccontare quelle esperienze indebolisce anche poi la rappresentanza. Come la vedi? Cioè, sabato in teoria dovrebbe finire, forse no, però... Allora, intanto da quello che si dice potrebbe essere che stavolta, contrariamente ad altre COP, sabato finisca davvero, perché altre COP di solito duravano, poi c'erano i tempi supplementari. Dovrebbe essere così perché la presidenza francese vorrebbe arrivare a un documento, diciamo, quasi definitivo già domani sera, già mercoledì sera, su cui quindi lavorare poi le ultime 48 ore. Punti essenziali. I punti essenziali sono, visto che quegli impegni con cui si è arrivati a Copenaghen sono impegni sì di tutti i paesi, ma non sono sufficienti a tenere la temperatura sotto i 2 gradi come vorrebbe l'IPCC, ma si prevede che con quegli impegni si arriva a 2,7-3 gradi, che sembra poca la differenza, in realtà è enorme. Questi impegni li rivediamo quando? Prima che entri in vigore il trattato che si firmerà qui a Parigi, quindi prima del 2020, e se questo viene scritto nero su bianco potremmo dichiararci soddisfatti. O li rimandiamo all'infinito, una revisione che chissà quando avverrà, perché in quel caso invece dovremmo preoccuparci.